Siamo qui in Piazza Carignano con Fausto Cristofari, segretario di Rifondazione della provincia di Torino. Segretario, DDL concorrenza, che cosa ci può dire? Il DDL concorrenza, di cui si parla pochissimo, ha in particolare un aspetto molto negativo che sta nell'articolo 6, che sostanzialmente dice che un comune che voglia continuare a gestire un qualunque servizio pubblico, appunto in gestione pubblica, deve giustificare perché lo fa, deve motivare perché lo fa, cioè sostanzialmente il mercato diventa la normalità. E la gestione pubblica dei servizi, a partire dall'acqua, ma i rifiuti e tutto quanto il resto, diventa l'eccezione. E quindi noi siamo qui oggi, perché oggi è la giornata nazionale contro il disegno di legge concorrenza, in ogni città ci sono iniziative e quindi noi siamo qui insieme ad altri soggetti, ovviamente come il Comitato Acqua, come ATAC, a sostenere la necessità di respingere quello che rischia di essere una bomba atomica, la chiamo così. Scusate, forse non è proprio il periodo più adatto per parlare di bombe atomiche, però sicuramente una bomba sotto la gestione pubblica dei comuni. Grazie. Prego, a voi, grazie.